Dillo. Non mi piace. Amagagna. Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo unboxing di Loot Crate. Siamo arrivati al mese di gennaio, quindi il pack è arrivato più o meno nei tempi prestabiliti, visto i trascorsi. Unboxing quindi di gennaio a tema Discover, se non ricordo male. E bando alle ciance, bando agli indugi, andiamo ad aprire perché sono curioso di capire cosa c'è. Così proprio brutale, senza. Ok, subito maglietta spoilerata. Ma iniziamo. Partiamo subito con un paio di calzini 90%, 97% poliestere e 3% spandex a tema Harry Potter. Vediamoli un po'. Non sono un fan di Harry Potter, non mi è piaciuto particolarmente, lo so, tutti però boh, no, io queste cose di. Non è proprio il genere di film che non mi piace. Poi i libri ovviamente non li ho letti, quindi no, non so dirvi se è meglio il libro o il film. Tutti è meglio il libro. Ok, calzini. Ah, però dai, diciamo taglia più o meno ci sono. Potrei anche usarli perché di fatto sono neri. Invece gli altri che mi avevano regalato erano, mi sembra, dorati. Bisogna andare a rivedere il vecchio unboxing, ma non mi ricordo niente. A Wendy piacciono parecchio. Quindi Wendy, non cadere, tieni i calzini. Ecco qua. Ah, non vi ho fatto vedere nel dettaglio. Se vedete, qua ci sono tutti i simboli non so, delle classi, non mi ricordo come si chiamano. Quindi Grifondoro, Serpeverde, non mi ricordo. Quindi no, è inutile che vi sta a elencare perché non ne ho proprio la più pallida idea. Mettiamo qua. Poi Spilletta. Oh, a tema Westworld, Loot Pin, gennaio 2018, Discover, quindi sicuramente ci sarà qualcosa a tema Westworld. Se vi ricordate, telefilm con come si chiamano? Mi viene i cyborg, ma non si chiamano cyborg. Quando mi verrà in mente, ve lo dirò. Prossimo, game design by Steven Aramini. Allora, che cos'è? Non lo so, è qualcosa a tema X-Files, Cycle of Truth. Oh! Sono delle carte, è un gioco di carte, però è bellissimo perché come apriamo la carta è messa in questa maniera dove ci fa vedere il tesserino dell'FBI di Zano Scully. Quindi sì, è un gioco di carte che dubito userò, però questo potrei usarlo per tenere i vari documenti, tipo patente, molto simpatico. Non so se c'entri la carta d'identità, però sicuramente la patente ci sta. Ed è una cosa molto carina. Sì, questo lo posso riciclare. Gioco di carte che non ho la più pallida idea di come funzioni. Qua c'è le istruzioni. Penso che gli darò un'occhiata, anche se sinceramente non credo di giocarlo perché non è che mi interessi tanto. Forse le carte le regalerò, può essere. Quindi non so neanche se questo è uno starter pack e ci saranno carte aggiuntive oppure il gioco è assolutamente questo. Non lo so, se scopro qualcosa vi farò sapere, ma anche no. E quindi Wendy che si sente un po' agente dell'FBI. Adesso vi mostrerà il suo tesserino. Eccolo qua, Wendy, agente FBI. Poi, scatoletta. Ok, ho già capito cos'è perché abbiamo trovato una cosa simile a tema Stranger Things. Quindi credo che sia una delle statuine con uno sfondo da montare e vedere. Ok, apriamo subito la confezione. Quindi tema Westworld. Ok. E voilà, sì, infatti. Westworld l'ho seguito un pochino, però mi è piaciuto, ma non lo so, non mi ha convinto particolarmente. Brevemente era un parco a tema western dove anziché esserci gli attori c'erano dei robot, che poi c'è tutta la storia del robot che diventano, diciamo,
iniziano a pensare di testa loro, quindi bla bla bla, solite cose che si leggono spesso. Intanto montiamo questo velocissimo. Là. E questo penso che lo regalerò, perché a me Westworld non è piaciuto, ripeto, particolarmente. Quindi sarà, farò regalo a quel gradito a chi è piaciuto. Però potevano anche bucarlo. Ah no, perché ci sono dei buchetti, cioè questo, uno è così. Ok. Ah sì sì sì, mi ricordo la scena. È un po' uno spoiler questo, però non vi dico niente, perché se l'avete visto sapete di che scena si tratta. Più o meno era così, se non mi ricordo particolarmente. Mi avvicino un attimino e vediamo più nel dettaglio come è fatto questa rappresentazione, chiamiamola così. Una volta aperta la confezione si presenta in questa maniera, diciamo questa parte fissa e più l'altra che si può spostare, anche se effettivamente c'è un punto segnato con due pallini. Aspettate, vediamo qua, non si vedono bene, uno e due. Lo stesso qui sotto, quindi si possono più o meno mettere in posizione. La scenetta era così, se non ricordo male. E comunque simpatico, bellino. A me non piacciono molto questo tipo di action figure, come le vogliamo chiamare, bamboline, giocattolini, non lo so, proprio il tipo non mi piace, preferisco un Funko o addirittura un Kufig. Queste non mi piacciono troppo, super deformed. Comunque a livello qualitativo sembra abbastanza curato, soprattutto per quanto riguarda i colori, non ci sono sbavature, anche la plastica sembra buona, quindi diciamo un buon prodotto. Magari a chi interessa il telefilm, a chi è piaciuto il telefilm, farà anche piacere. Io l'ho visto, vi ripeto, non mi ha entusiasmato particolarmente, anzi l'ho già anche mezzo cancellato dalla mia testa. E quindi niente, qua, questo verrà regalato. Prima di passare alla maglietta abbiamo il solito volantino dove ci viene detto giusto schematicamente cosa troviamo all'interno, e ci rimanda al sito web magazine.lootcrate.com per vedere tutti gli oggetti in particolare, quindi tema discover, e mettiamo qua. Maglietta, l'ho già vista e a me non piace, ve lo dico già da subito. Eccola qua, proprio così, bruttale. Maglietta bianca a tema Rick e Morty, molto, sembra abbastanza femminile come tipo di maglietta. Io non amo, anzi non mi piacciono proprio per niente le magliette bianche, perché tendo a sporcarle nel giro di mezzo secondo. Anche il disegno simpatico, ma neanche più di tanto. Non lo so. Non so. Mettiamo qui, adesso vedremo, penseremo cosa farci. Loot Crate, devo dire che mi sta deludendo abbastanza. Gli ultimi due pacchi scatole non sono state un granché, e questa, devo dire, decisamente, forse, è quella che mi è piaciuta di meno in assoluto. Sempre meno oggetti, perché effettivamente rispetto a come ci avevano abituato agli inizi gli oggetti sono sempre di meno. Ripetizioni, perché i calzini a tema Harry Potter c'erano già stati mandati, anche se diversi, però potevano mandare qualcos'altro. Il gioco di carte che poi andrò a vedere. Non so, effettivamente sono un po' deluso, anzi sono molto deluso da questo box, che possiamo vedere, si può girare e diventare una scatola porta oggetti, che verrà buttata questa perché sono pieno. Peccato, mi ha lasciato proprio l'amaro in bocca, perché già il problema con le consegne del mese di dicembre e di novembre-dicembre,
nessuna delle due ha tema natalizio, tra parentesi, che sembra molto strano. Loot Crate di gennaio, che è stato, ripeto, molto scarso e molto deludente. Non so se a questo punto rinnovare o andare direttamente su un altro servizio. C'è anche altri servizi come, adesso non mi ricordo il nome, però uno italiano che ci permette addirittura di non sottoscrivere nessun abbonamento e poter comprare le scatole quando ci interessa. Non so, potrei provare a dargli un'ultima possibilità a Loot Crate, vedere cosa salta fuori nel trimestre febbraio, marzo, aprile. Non so, vedremo un po'. Comunque noterete il video e quindi saprete com'è andata a finire. Per questo scarsissimo unboxing è tutto, in descrizione trovate il link anche se vi va di comprare la scatola e sottoscrivere un abbonamento, quindi un link per ottenere un piccolo sconto, tutti i miei social, non so, veramente mi ha lasciato proprio di stucco, e non è un barbatrucco, è proprio stucco, quello che si mette sui muri. Niente, se volete spollicciare, come si dice adesso, spollicciate. Io con immensa tristezza e amarezza nel cuore vi saluto, tante care cose, saluti in famiglia.